martedì, ore 15, sfida X. Ti viene sempre un infartino tattico quando vai nella Pixelmon, entri in casa e trovi un cartello perché sai che sta per arrivare qualcosa di strano. E ragazzi, mi sono trovato questo cartello, quindi ho deciso di iniziare la rec da questo momento. Ovviamente l'avevo già visto prima il cartello, ve lo sto solamente mostrando ora. Perché, ragazzi, sto registrando quest'intro che mancano 10 minuti alle 15:30, quindi l'ultima volta che X mi ha dato un appuntamento era comparso nel server, proprio come Mr. X, un account fatto apposta per Mr. X, e ci ha lanciato una sfida nel piano segreto della Lega e finalmente ci andremo e capiremo anche a che cosa serve. Ne approfitto anche per aggiornarvi su altre cose. Innanzitutto, la cintura sta qui. Ho fatto un'altra sfida e ho vinto anche questa quarta sfida della Lega. Sto riuscendo a mantenere il titolo e lo sto facendo abbastanza bene e forse anche per troppo tempo. E cos'è? È già un mese che sono campione, ragazzi. Voglio aprire una piccola parentesi un po' triste di sta cosa. Ho visto e ho letto alcuni commenti spiacevoli sul fatto che io sono campione della Lega. Mi sono beccato insulti perché a quanto pare dà fastidio a qualcuno il fatto che io sia ancora campione, che non mi abbiano ancora battuto, e qualcuno è arrivato anche ad augurarmi le peggio cose per la prossima sfida. Se dovessi perdere, da una parte sarei contento di lasciare andare avanti qualcun altro, e sarei anche felice perché vorrebbe dire che potrei farmi un altro team, riprovare la Lega, rimettermi in gioco e fare anch'io dei video, perché sto facendo video solo per gli altri. Quindi il fatto di essere campione della Lega è anche un impegno. La prossima sfida dovrebbe essere finalmente contro Fede. Io cercherò di dare il meglio di me. Se vincerò, sarò contento. Se perderò, mi va bene lo stesso. Però, ragazzi, per piacere, non prendetela troppo sul competitivo. Siamo tutti amici che giocano insieme e si divertono. E insultare una persona perché vince o perde la Lega è davvero un'assurdità. Detto ciò, ragazzi, anche il signor Missingno. Mewtwo, salve, là sulla terrazza di Federic. Missingno, stavo dicendo, è tornato a farsi vedere. Avrete già visto che ho partecipato nel video di Fede dove abbiamo analizzato questa nuova cosa che è comparsa. Ho registrato anch'io, vi mostro giusto qualche clip. Vedi? E ci sono delle frecce. Calcolate che Eren è la prima volta che lo vede, ragazzi, perché io l'ho scoperto, Eren la vede per la prima volta. Quindi, Ok. qui ci sono delle frecce che portano ad altri puzzle. Vedi? Questa freccia Ma qua non porta c'è da dove siamo niente. partiti. Questo è speculare al primo, praticamente. Sì, torna indietro, vedi? Quindi si indicano tutti a vicenda. Perché? Ti indicano tutti a vicenda, tranne uno. Questo è abbastanza strano, vedi? Perché Cioè, no, conduce di là. dovrebbe essere speculare al terzo? No, Però se al quarto, che indicava i due in obliquo. Ah, questo ha un solo cartello. ci riporta Quindi indietro. potenzialmente all'inizio. Potrebbe essere una freccia, secondo te? Una freccia gigante? Scusa, fammi vedere dall'alto. Perché Se potresti avere ragione. Quindi, per farla breve, Fede ha capito che queste varie strutture unite andavano a creare un'enorme freccia nel cielo. E ora vi faccio vedere anche dove porta questa freccia, se Talonflame si decide ad uscire. Abbiamo provato ad andare avanti finché non abbiamo trovato qualcosa. Ed effettivamente, quando abbiamo trovato quella cosa, è stato abbastanza evidente che fosse quello. E qui si trova un cartello con delle frecce che indicano in basso. Il cartello indica che qui c'è un enorme buco e the fuck? Aspettate un attimo. Ragazzi, questa cosa non c'era. Cioè, non era così. Praticamente, qua avevamo trovato questo buco, tipo, sapete, Missing non è un errore di gioco, quindi c'è un glitch e avevamo ipotizzato che il buco forse si sarebbe allargato. C'era un blocco bianco come firma al centro. Ma l'ultima volta non c'erano tutti questi altri blocchi, c'era un blocco solo. Volevo farvi vedere che c'era questo chunk, ma a quanto pare la cosa interessante è questa, perché c'era un blocco solo e ora ce ne sono molti di più, si è allargata. Teniamo d'occhio tutto ciò e attenti a non cadere perché c'è il vuoto, quindi morirei e perderei i miei punti delle carte. Detto ciò, per la sfida di Mr. X, manca tra l'altro pochissimo, devo andare. Io direi di prendermi qualche Pokémon diverso dai soliti, cioè qui ho la squadra un po' della Lega. Io direi di tenerli, ma ci butterei dentro Gengar, probabilmente. Mettiamoci dentro. Oh, tanto che spawn un Necrozma, salve Necrozma, ci butterei dentro Vikavolt. Poi magari li teniamo così. Raga, non so che cosa aspettarmi, quindi vado un po' a caso, sinceramente.
Ragazzi, siamo alla Lega. E siamo pronti? Direi proprio di sì. Perché, tra l'altro, vi faccio vedere che in tab l'account misterioso di Mr. X si è connesso. Quindi è stato di parola, ed è stato puntuale. Va bene, ragazzi. Allora, io non mi ricordo dov'è l'ascensore. È qui, perfetto. E andiamo giù? Direi di sì. Ok. Ok, ragazzi, Mr. X è laggiù. Io, come l'altra volta, non so che diamine aspettarmi. Mi ha dato l'appuntamento, io mi sono fatto trovare, come sempre, mi sono liberato dagli altri impegni e ho messo per prima cosa questa. Finalmente, ti stavo aspettando. Cosa diamine hai in mente, Mr. X? Eccomi qui, gli scriverei. Ricordiamoci che mi parla in chat, perché non può usare una voce. Se entrasse in TS vedrei chi è. Tra l'altro, anche se si mascherasse la voce, lo potrei capire. Quindi è costretto a parlarmi in chat con questo account misterioso, mannaggia lui. Dovrei darmi delle spiegazioni su quella strana presenza sotto casa sua. Mi disturba. Non so di che cosa stia parlando. Cosa intende? Rosario Rossini in prigione? Comunque, oggi ti metterò alla prova. Ok, io sono pronto. Voglio vedere se sarei degno di aiutare la mia dolce metà. Dolce metà? Esiste una Miss Y? O una Miss X? Sono sempre più confuso, ma ok, ci sono. Ragazzi, io vi ripeto, non so che diamine abbia in mente Mr. X. Tra l'altro è da un po' che non si faceva sentire. Mi ha messo finalmente l'appuntamento. Credo che dopo la battaglia ci dica qualcosa. Se mi batti te lo dirò. Veda di non farsi troppo male. Qui non c'è l'infermiera. Va bene, non si preoccupi. Let's go. Perfetto, io sono pronto, vado. Gengar contro Palossand. Ha un Gengar. Ok, ha un Gengar Shine. Metterei il Levito Roccia. Si è creato un sostituto, perfetto. Noi abbiamo piazzato Levito Roccia, così qualsiasi cosa arriva avremo un piccolissimo vantaggio. Ora proverei un Palla Ombra, ma sinceramente penso sia molto più veloce Gengar. E infatti ci shotta. Ragazzi, qui era reciproca la cosa. O shottavo io lui. Ops, va bene, ops. Abbiamo anche noi Gengar. Non voglio scommettere su quale è il più veloce. Non so se lui è la Mega Pietra o cosa. Io butterei Greninja e cercherei di stabbarlo con Nero Pulsar, che comunque dovrebbe fare molto male. Palossand, vabbè, ce lo siamo giocato, però va bene così per Levito Roccia. Va bene così, ora concentriamoci. Sta pensando molto bene a che cosa deve fare, ragazzi. Oh! 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 Ok, a questo punto mi tocca puntare sul mio Gengar. È un Gengar buildato in velocità, ragazzi. La mega evoluzione. Vediamo se ti piace questa. È super efficace. Ma ha preso danno il sostituto. Sto diamine di sostituto. Oh, ok, va giù. Va giù, perfetto. E ho Mimikyu ora, che prende danno dalla Levito Roccia. Abbiamo sempre di Palla Ombra. Disguise, che abilità è? Mi ha shottato anche Gengar. Federic si è unito... Come Federic si è unito alla partita? Raga, che minchia sta succedendo? Federic si è unito alla partita, ma scusa. Senti, zuccata, ok? Fuori dalle palle. Abbiamo vinto... Avevi solo due Pokémon, Mr. X. Ma poi sto Federic che entra di colpo durante la partita? Raga, sono molto confuso in questo momento. Mi sono divertito. Ok, aveva solamente due Pokémon. Proprio nel momento in cui stava girando un po' la partita, è finito tutto. Immagino che tu voglia delle risposte. Sì, ma se ne stanno aggiungendo perché siamo in tre sul server e non mi torna qualche conto al momento. Ti sono concesse tre domande. Chi è la tua dolce metà? Innanzitutto, la mia dolce mogliettina si presenterà molto presto. Moglie addirittura. Diciamo che non è proprio di questo mondo. È una ricercatrice molto conosciuta che necessita del tuo aiuto. Una domanda sul visitatore. Cosa mi puoi dire del visitatore arrivato con la navicella? C'è una nave sopra il centro, anzi un'astronave sopra il centro della mappa. Ed è sempre stata lì da che abbiamo iniziato la Let's Go Pixelmon. Cosa diamine è? Chi sarebbe il visitatore? Qual è lo scopo? Oggi, ragazzi, troppe informazioni tutti insieme. Mi sta fumando il cervello, vi giuro. Cioè, troppe cose. Tra poi mi signo... troppa roba, ragazzi. Aiuto. Lei ti sta aspettando. Dopo alcuni eventi che ci sono stati in questo mondo, dovevo metterti nuovamente alla prova. Quindi il visitatore è una lei, che sia sua moglie, quindi.
il carburante della navicella A è finito. E così dovrai raggiungere la seconda navicella. E lì ti attenderà mia moglie. È un po' lunatica. È un riferimento a Lunala, qualcosa così. Dovrai aiutarla. Allora, ragazzi, questa domanda finale ce la giochiamo così. Come la raggiungo? Io voglio progredire. Tanto, l'ultima cosa che avrei potuto chiedere è chi è Mr. X. Ma sono sicuro che non me lo dice. Quindi, come la raggiungo? Qui ci sono le coordinate. Ah, me lo stava già per dire. Gli avevo buttato lì già la terza domanda. Però a quanto pare non si è accorto perché stava scrivendo. Oggi mi sento buono. Aspetta. Hai un legame con la storia di Missingno? No. Ok. Mi ha detto un semplicissimo no. Va bene. Alla prossima, Mr. X. Ragazzi, io credo di dovermene andare. Raggiungi la mia adorata, mi ha detto. Corri. Ah, devo... Subito? Cioè, ok. Ha fatto una faccina con la linguetta, Mr. X. Ok. Raga, cioè, Mr. X è impazzito? Cosa vuol dire? Io sono, come sempre, abbastanza in confusione. Perché devo fare tutt'altro. Tra l'altro ho appena abbandonato la partita. Ok. Mr. X finalmente ha dato una data per la sfida. L'abbiamo fatta, abbiamo vinto, è stata una sfida bizzarra, devo dire, e aveva solo due Pokémon, quindi è finita anche velocemente. Che cosa succederà? È così strano, è misterioso effettivamente, non so davvero che cosa aspettarmi. Ci ha dato un libro, e questo libro penso e spero contenga le risposte. Ovviamente ragazzi, non l'ho ancora letto e non lo leggerò ora, perché se devo andare in un altro luogo e fare cose, probabilmente viene un video lunghissimo. Quindi ragazzi, io direi di fermarci qui. Nella prossima puntata leggiamo il libro e se sarà necessario agiremo subito. Detto ciò ragazzi, un saluto da Eren Blaze. Ci vediamo presto con altri video e altre puntate della Pixelmon. Ciao a tutti!